Allora, oggi in maniera fortunosa andiamo a scoprire quello che è il multichat. Ovviamente ve lo spiega non un informatico, inshallah, piacendo al cielo, io non sono un informatico, ho tanti difetti ma non sono un informatico, e quindi ve lo spiego più da analista finanziario che da informatico. Allora, questa piattaforma si compone sostanzialmente di tre parti. Avete la parte grafica che vi permette di analizzare la singola curva e di applicare una strategia, un trading system su una curva, un'unica curva. Andiamo a vedere. L'applicazione di un trading system. Abbiamo detto che un trading system è sostanzialmente un insieme di regole che noi andiamo ad applicare in maniera automatica sul mercato. Quindi noi non solo abbiamo la possibilità di testare nel passato, abbiamo anche un'esecuzione automatica. Cosa significa esecuzione automatica? Significa che io non do titolo per titolo, non piazzo titolo per titolo l'ordine, ma a monte esiste questo algoritmo che lo piazza per me. Vedete che quando vi applicate un trading system, voi avete queste freccine che vi dicono quando è a rialzo il punto di entrata, in questo caso il punto di entrata, e questo è il punto di uscita. Quindi abbiamo spiegato la volta scorsa che un trading system è un insieme di regole che noi scriviamo in un linguaggio di programmazione e inseriamo nel multichat, e questo insieme di regole produce degli ordini di acquisto e di vendita. Quindi noi abbiamo due mondi, il nonno di nonno Peppe. Cosa fa nonno Peppe? Nonno Peppe legge il Sole 24 Ore, va in edicola la mattina, compra la carta, legge il Sole 24 Ore, si fa un'idea di dove vada la borsa, di dove vada questa o quell'altra azienda. Poi che cosa fa? Magari fino a 10 anni fa prendeva sul telefono, chiamava la filiale della banca o andava nella filiale della banca dove aveva fatto la fila. Oggi anche nonno Peppe si è modernizzato, quindi va nell'accesso di home banking e manualmente su, diciamo, prendiamo Unicredit, compra le azioni di Unicredit, okay? E le compra ovviamente inserendo nella mascherina dell'home banking, comprare 1000 Unicredit a 6,72 prezzo limite e piazza l'ordine e fa click. Ovviamente voi vi immaginate che questa operazione non potrebbe essere fatta solo una volta, potrebbe uno scalper fa 500.000 operazioni in un giorno. Quindi per 500.000 volte in un giorno lo scalper deve inserire il simbolo dell'azione che vuole comprare, il prezzo a cui vuole comprare e il tipo di ordine. Okay? Quindi 500.000 volte col mouse va dentro nella piattaforma, cerca il titolo, piazza l'ordine, guarda l'esecuzione. Quindi c'è un lavoro di tipo manuale, di tipo fisico, che è in determinati casi assolutamente molto faticoso. Il fatto di avere un algoritmo permette di piazzare, quindi si parla di trading system automatico. Quando si dice trading system automatico, automatico, la parola automatico sta a significare che l'ordine viene piazzato in maniera automatica dall'algoritmo, dalla piattaforma. Cioè, quando io ho lanciato questa piattaforma che si chiama Multichat e l'ho attivata, voi sostanzialmente andate a vedere nel punto in cui
In questa situazione i problemi sono due. Nonno Peppe in questa situazione deve prendere la decisione sotto profilo logico, cioè deve decidere di comprare Advanced Micro Devices in base a quello che può essere un sentimento personale, può essere una valutazione di tipo personale, può essere la lettura di una newsletter, la lettura del giornale. Quindi lui deve decidere, prendere la decisione ciucciandosi il ditino, esponendolo al vento e vedendo dove tira il vento. Il secondo problema è quello fisicamente di andare nell'home banking e piazzare l'ordine, cioè riempire la mascherina, riempire tutti i campi e avere l'esecuzione. Il fatto che noi abbiamo un algoritmo, una piattaforma che ci permette di piazzare l'ordine, che cosa significa? Significa che per prima cosa io ho il vantaggio di avere un test storico di quello che questa regola potrebbe aver fatto in passato, cioè sto introducendo un elemento di tipo scientifico, no? Cioè io so che questa azione ha realizzato un profitto, questa è la cosiddetta equity line, cioè la curva cumulativa dei profitti, e vado a paragonare quello che mi ha reso questa strategia programmata con una strategia buy and hold, cioè io ho comprato il primo giorno e ho venduto l'ultimo giorno e ho tutti i miei parametri statistici che poi impareremo ad analizzare uno a uno. Quindi sostanzialmente il vantaggio di un trading system o trading algoritmico o trading quantitativo o modello quantitativo è duplice. Uno, decidere di decidere a priori, a monte, cioè dare una regola che guida la mia azione, non decidere più in base a che vento tira. Quindi io ho la possibilità di decidere a monte come fare a decidere successivamente, verificare se questo mio approccio è efficace, e questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è quello che io non ho più la manovalanza di dover inserire manualmente l'ordine, nel senso che l'algoritmo automaticamente piazza l'ordine. Voi capite che siamo di fronte a un cambiamento epocale a livello di investimento finanziario. Perché? Perché il fatto di avere disponibili in maniera gratuita dei dati di borsa e delle piattaforme, adesso multichart a pagamento, ma esistono altre tantissime piattaforme che sono gratuite, cito per esempio la MetaTrader che molti utilizzano, vi dà la possibilità a chiunque di applicare la propria mente ai mercati finanziari e di estrapolare delle regole che siano efficaci nella gestione degli investimenti finanziari. Questa disponibilità e gratuità sia del software che dei dati fa sì che ovviamente ci sia un grandissimo commercio di questi algoritmi, che si chiamano algoritmi di trading o trading system. Quello che noi abbiamo plottato qua è un algoritmo banalissimo di trading basato su una media mobile. È una media mobile, vedete, basata, io vado dagli input della formula, sul prezzo che considera le chiusure. Voi sapete che di ogni barra noi abbiamo l'apertura, la chiusura, il massimo e il minimo, e la lunghezza. Quindi noi abbiamo una lunghezza di 9 periodi. Allora, sempre nonno Peppe che cosa faceva? Vedete che in questa situazione per la prima volta su questa barra, adesso cerco di fare in modo di allargare voi vedete che per la prima volta in questa situazione dove ho posizionato il cursore, dove c'è la freccia blu, voi avete un'intera barra che è al di sopra della media mobile, ok? Quindi che cosa significa? Significa che la regola di entrata è evidente. Quando io ho una barra che mi supera la media mobile, ho un segnale di acquisto. Siamo? Stessa cosa è successa in questa barra. Ovviamente in questa operazione ho comprato in alto, ho venduto in basso, ho comprato a 28, ho venduto a 24, a 22.
a 24 ho avuto una perdita, stessa cosa qui ho avuto una perdita e qui molto probabilmente sto perdendo. Quindi non è detto che l'operazione sia in profitto, diciamo necessariamente. Quindi io ho avuto la regola, io ovviamente posso andare a vedere la regola e la posso andare a vedere dove? Allora, multicharts è composto da tre moduli come software. Avete la piattaforma che vi permette di visualizzare il grafico e di visualizzare il singolo grafico e di visualizzare gli ordini su questo singolo grafico. Poi avete una seconda piattaforma che è quella per voi, primitivi informatici, cioè quella che vi permette di programmare l'algoritmo. Allora io per esempio in questa situazione posso andare a cercare il mio signal che abbiamo visto prima con la freccina blu, quello che ha prodotto la mia freccina blu, e ci troviamo il codice, un codice che è un Pascal like, quindi diciamo che è leggibile anche da chi non sia un informatico. Ovviamente ci sono la dichiarazione degli input, la dichiarazione delle variabili e poi c'è la condizione 1. Qual è la condizione 1? Che il prezzo, che è la chiusura, deve essere maggiore alla media del prezzo per una determinata lunghezza della media mobile. Ovviamente io compro, quando questa, vedete che c'è un contatore, in questo caso quando si verifica la prima volta questa condizione. Se io nel VAR ci metto 1, ci metto 2, ci metto 3, significa alla terza condizione successiva. Ok? E che cosa succede? If condition 1, then buy alla barra successiva a mercato. Ok? Quindi vedete che questo ordine di entrata, questa decisione che uno prende a priori di come fare e decidere successivamente è molto molto semplice. Questa è una regola di entrata, ma ci possono essere anche le regole di uscita, no? Così come ci sono le regole di entrata, ci sono le regole di uscita. Quindi dicevamo tre blocchi. Io ho il blocco del Power Editor che mi serve, che serve soprattutto a voi primitivi per programmare questi algoritmi. Ho il blocco di multichat che mi serve per visualizzare il grafico e ho un terzo blocco che è il blocco che vi serve per gestire i dati e i simboli. Ovviamente questa è la parte più noiosa perché è la parte più da informatico strutturalista. Cosa significa? Significa che sostanzialmente voi avete un problema di far leggere alla piattaforma i dati che possono essere di diversi formati. Allora, per esempio, io prima ho caricato nella pancia del multichat, questi sono dati che voi trovate di default e sono dati che sono gratuiti, si scaricano gratuitamente da internet, quindi voi gratuitamente quando installate multichat già avete dei dati. Che cosa succede? Succede che per farglieli leggere io ho caricato un piccolo database di dati Metastock che vi uploaderò, e quindi di azioni italiane, quindi se vi volete citare sulle azioni italiane potete farlo. E come si fa? Sostanzialmente io devo andare in tools e gli devo dire data sources, cioè devo dire al programma di andare a leggere la mia directory. Ovviamente faccio setting. Faccio setting e non me la prende. Ecco, quando voi fate instrument add symbol from data source, significa che io dico al software automaticamente di andare a caricare i simboli. Teoricamente, se lui mi avesse visto la root della directory in cui io ho messo i dati e i simboli, e adesso lui sarebbe in grado di leggerli e me li caricherebbe in automatico. Poi per ragioni che io non mi so spiegare lui non riesce a vedere proprio zero
bene. Amen. Esiste un quarto blocco, che è il blocco dove si esprime la maggior potenza del software, che è quello che vi permette una cosa che fino a pochi anni fa era impensabile, cioè solamente i grandi istituzionali potevano farlo, che è quello di testare un portafoglio. Quindi il multichart singolo serve a farvi vedere una curva, però se mi pongo la domanda come funziona il mio algoritmo, il mio trading system, su un indice per esempio di 2000 titoli o su un indice di 500 titoli, il portfolio trader mi dà questa risposta. Cioè il portfolio trader, a differenza del multichart, applica il singolo algoritmo su diversi simboli, cioè su diversi sottostanti, e mi permette di fare dei trading system di portafoglio, cioè applicare lo stesso trading system su diversi assets. Allora, noi abbiamo visto la volta scorsa che abbiamo delle figure di prezzo. Ovviamente voi avete studiato in maniera attenta quello che ci siamo detti la volta scorsa, e già con questa semplice con questo semplice grafico voi potete vedere quelle che sono delle figure. Ad esempio, dov'è il nostro amico delle criptovalute? Si nasconde in fondo, sta scalpando le criptovalute mentre parlo. Allora, vedete che senza sapere né leggere né scrivere noi possiamo già andare ad applicare quelle strumentazioni che ci eravamo dati la volta scorsa. Allora, vedete che se io vado a collegare questi tre minimi, questo minimo, questo minimo, questo minimo, ottengo già che cosa? Una trend line. Notate cosa succede quando i prezzi con questa barra in maniera violenta rompono la trend line. Vedete che c'è stata un'ulteriore discesa. Ovviamente le trend line le posso trattare e tracciare in un diverso modo. Ad esempio, da qua a qua è un'altra trend line. Vedete di nuovo che cosa è successo quando qua nella barra in cui è uscito il sistema i prezzi hanno rotto la trend line. Vedete che c'è stato un ulteriore movimento ribassista. Il nostro amico del criptovalute, che cos'è questa figura qua che c'è in alto? Un bel triangolino gustoso, come dice Tomasini, saporito, eh? Tutto da sgranocchiare. Vedete, quando il mercato ha rotto questo triangolo è sprofondato. Allora, questa ovviamente è tutta analisi, cosiddetta analisi tecnica classica. Guardate per esempio questa congestione orizzontale, che in realtà poi un analista tecnico raffinato come il nostro amico, che cosa direbbe? Lui, se io lo chiamassi questo un rettangolo, lui direbbe che non è vero, perché lui è un purista, e direbbe che questo a sua volta è un triangolino. Vedete che è un triangolino, se io congiungo i due minimi e congiungo i massimi ottengo un triangolo simmetrico. In realtà io
sono dell'idea che non sia opportuno andare a dare dei nomi tutte le volte che uno trova dei particolari pattern grafici, no? Nel senso che, ritorniamo al vecchio discorso, l'industria finanziaria inventa continuamente dei nuovi pattern per dare l'idea al pubblico retail e anche istituzionale di essere in controllo del mercato. Voi vedete sostanzialmente che il mercato alterna delle fasi, che sono fasi di movimento orizzontale come questo. Una volta che i prezzi hanno superato una fase di movimento orizzontale come questa, abbiamo il breakout e abbiamo una salita. Poi di nuovo abbiamo un movimento orizzontale dei prezzi. In questo caso non abbiamo una rottura a rialzo, ma abbiamo una rottura a ribasso e abbiamo una discesa. E poi via andare, cioè nel senso che questo è un gioco che poi potete divertirvi a farlo in maniera... Per esempio qua che cosa abbiamo? Abbiamo un movimento orizzontale. Ok? Ad esempio qua di nuovo abbiamo un movimento orizzontale. Ogni volta che abbiamo un movimento orizzontale e abbiamo un'eccessiva rottura a rialzo e a ribasso, voi vedete che esiste un movimento che segue questo pattern. Chiunque di voi ovviamente ricorderà quello che ci siamo detti la volta scorsa, che ripeto, avevamo parlato la volta scorsa di congestione, quindi di movimenti fatti a W o anche a tripla V o a quadrupla V e rotture dei livelli di resistenza o di supporto, quindi quando i prezzi si portano al di sopra dei massimi. Ok? Quindi questo è un comportamento di tipo breakout, cioè di rottura dei massimi, di rottura dei minimi, ed è un comportamento imitativo, cioè un comportamento trend following. Quindi le mani forti stanno comprando, comprano a 101 quando fino a quel momento i prezzi erano arrivati a 100, quindi io quando vedo comprare a 101 mi pongo la domanda: chi è così matto che compra a 101 una cosa che fino a ieri costava 100? È sicuramente qualcuno che ha delle informazioni che io non ho. Quindi io in maniera molto parassitaria mi metto in coda a quello che sta facendo lui. Okay? Esistono poi movimenti contro trend. Il movimento contro trend è un movimento che compra sui supporti, no? Movimento contro trend, io ho una tendenza orizzontale, quando io vedo che i prezzi arrivano in prossimità dei minimi precedenti, immaginando una reazione al rialzo dei prezzi, mi vado a posizionare in acquisto. Allora, io lo so che è molto più intuitivo dire compro sui minimi e vendo sui massimi. In realtà, comprare sui minimi è un comportamento da speculatori professionisti. Perché è vero che qua i prezzi sono sul minimo, però quando il mercato mi rompe il mio minimo e scende sul nuovo minimo, anche qua sono sul minimo. Quando il mercato scende qua, anche qua i prezzi sono sul minimo. Voi capite che quando arrivo qua ho finito i soldi, se tutte le volte che compravo sui minimi stavo dentro. Ok? Quindi comprare sui minimi che cosa presuppone? Presuppone che è vero che io compro qua, ma è anche vero che qui sotto io che cosa faccio? Applico lo stop loss. Che cos'è lo stop loss? È un punto di uscita preordinata che mi permette di gestire il rischio. Cioè, quindi io dico sostanzialmente che su questo grafico non rischio mai più del 5%. Allora, voi immaginate che io dico a voi di comprare in questa situazione Monte dei Paschi, perché è un'ottima azione. Voi comprate Monte dei Paschi, poi dopo quando avete perso il 5%, io vi dico vendete con lo stop loss, gestite il rischio, mi sono sbagliato, esiste una tendenza ribassista. Che cosa pensa un whisky de populo?
che se avete comprato a 10, che se Tomasini vi aveva detto di comprare a 10, quando il titolo Monte dei Paschi arriva a 9, se era buono a 10, secondo voi a 9 è buono o è ancora più buono? Quando è 8 è più buono che a 10 da comprare? Beh certo, se la compravamo a 10 compriamo a 8, a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2. Io conosco uno che ha comprato le Tiscali, ha segnato il prezzo massimo delle Tiscali, il 99,99% fa. Quando Tiscali ha perso il 10% ha tornato a comprare, perché se l'ha comprato sui massimi storici, che lui non sapeva in quel momento essere buoni storici, massimi storici, a meno 10% erano ancora più buone da comprare, ancora più convenienti. Poi ha comprato meno 20, meno 30, meno 40, meno 50, poi ha finito i soldi e adesso ha rimesso l'intera capitale. Qual è il suo errore? Due errori. Uno, non si è chiesto dove era la tendenza. Cioè a un certo punto, quando lui sul grafico Tiscali raggiungeva il massimo, poi faceva un minimo, poi faceva un massimo, poi faceva un minimo, poi faceva un massimo, un qualsiasi studente del corso di finanza aziendale, di informatica per il management, metti la manina sulla bocca quando sbadacci, quando un massimo è sotto un altro massimo, quando un minimo è sotto un altro minimo, che cosa significa? Che ho una tendenza ribasso, ok? Quindi quando io ho una tendenza ribasso non è che io continuo a comprare, perché il mercato sta andando giù. Il trend è il tuo migliore amico in borsa, ok? Quindi sostanzialmente questo signore che si è massacrato con Tiscali non aveva la minima idea di dove era il trend di mercato. Quindi prima soluzione, non sapeva dove era il trend di mercato. Secondo problema qual era? Che in borsa si applica lo stop loss, cioè sbagliarsi in borsa è la normalità. Voi pensate che qualsiasi venditore che fa fuori a ogni porta che bussa trova un acquirente? No. La borsa è la stessa cosa, cioè io devo chiudere quelle operazioni dove mi sono sbagliato. Multisell che cosa mi permette di fare? Multisell mi permette di stimare ad esempio il percent profitable. Cos'è il percent profitable? Multisell mi dice: su questa azione tu hai fatto 14 operazioni, di queste operazioni 7 erano in vincita e 7 erano in perdita. Allora immaginate un mercato che si muove a scossoni, avete un 50% di probabilità di guadagnare, un 50% di probabilità di perdere, quindi lo stesso discorso della monetina. Se tutte le volte che voi guadagnate l'1,1% di tutte le volte che voi perdete, cioè guadagnate 1,1 in rapporto a quello che perdete, cioè perdete 1, guadagnate 1,1, voi capite che con il 50-50 alla fine dell'anno, se operate vorticosamente, che cosa avete fatto? Avete guadagnato un pacco di soldi. Quindi il trading sistematico vi permette di iniziare a ragionare in maniera probabilistica, cioè di chiedervi quante volte vinco, quante volte perdo. Chi di voi gioca d'azzardo ovviamente si trova in un ambiente assolutamente familiare. Infatti, per spiegare il trading di borsa, per spiegare l'investimento di borsa, spesso e volentieri si ricorre al gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo dove il tiro dei dadi e ovviamente l'estrazione di carte è assolutamente casuale, dove di solito se c'è un edge, se c'è un vantaggio, ce l'ha il banco e non voi. Però sono tutti degli studi, adesso io non ho mai giocato, ho tanti vizi, ma non ho mai giocato a giochi d'azzardi, e ci sono persone che dicono: no, ma c'è il blackjack, se tu fai una particolare operazione, allora no, c'è tutta una particolare corpus di pubblicazioni che vi spiegano che in realtà su alcuni giochi potete avere un vantaggio statistico. Nel trading il vantaggio statistico ve lo dà il mercato.
Guardate a vedere, in questo caso il ratio average in average loss, cioè il rapporto tra vincita media e perdita media, è di 1,98, cioè di quasi 2. Quindi voi tutte le volte che vincete, vincete 2, tutte le volte che perdete, perdete 1. E avete un 50-50 di percento di probabilità di guadagnare. Ok? Quindi il trading quantitativo vi porta a considerare quello che è un approccio statistico dell'investimento, cioè il decidere all'interno di un ambiente che sia rigorosamente testato sotto il profilo statistico. Un vero statistico che cosa vi direbbe? Vi direbbe, vi faremo un sacco di osservazioni. E ovviamente non voglio anticipare argomenti che tratterete in statistica, ma il primo argomento che vi tirerebbe fuori vi direbbe che 14 operazioni non sono significative. Voi sapete qual è il concetto della significatività, ve l'ho già spiegato. Io do un fucile in mano a Cali e gli do una pallottola, incarica il fucile, spara e mette il colpo dentro il bersaglio. Io ho il dubbio se Kalin sia un killer oppure se sia semplicemente fortunata, è nata con la camicia, lei ovviamente quando ha bisogno di soldi va in tabaccheria, si compra un gratta e vinci, tacchete, no? È nata fortunata, così si sente, no? Cioè, nel mondo c'è anche la fortuna. Come faccio per sapere se la nostra amica è fortunata o se è un killer? Le do 100 pallottole da sparare, perché se le do 100 pallottole da sparare, ovviamente su 100 pallottole da sparare puoi essere fortunato, magari ne puoi mettere dentro 60 se non sai sparare, ne puoi mettere dentro 100, ok? Semplicemente per fortuna, ci vuole un'abilità. Quindi diciamo un campione di operazioni significativo, un campione di solito superiore a 100, no? O meglio, più alto è, meglio è, no? Meglio se sia di 1000 piuttosto che di 100. Oppure il nostro amico statistico potrebbe fare un'osservazione sempre più acuta. Qual è per esempio, uno dei grandi difetti che viene rinfacciato alla teoria di Markowitz, la teoria di portafoglio di Markowitz? Che la teoria di portafoglio di Markowitz è basata su che cosa? Sulle correlazioni, ricordate il RO, pagamento, i vostri precordi, zip, 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 no? C'era questo RO, che è la correlazione su un numero di termini che ovviamente nessuno specifica mai, tra due asset. Allora, prendiamo il petrolio, che sembra molto sexy. Allora, secondo voi, la correlazione dell'economia occidentale al petrolio, cioè l'andamento della nostra economia, in relazione all'andamento del petrolio, oggi è più o meno correlato che negli anni 70? Molto meno correlato. Perché? Perché oggi abbiamo le energie alternative. Ok? Negli anni 70 tutte le economie occidentali dipendevano al 100% dal petrolio. Voi sapete che dall'amministrazione Obama in poi l'America si è voluta rendere indipendente dall'andamento del prezzo del petrolio. Come? Uno con lo shale gas. Sapete cos'è lo shale gas? Praticamente l'industria estrattiva americana ha adesso la spiego in maniera molto così volgare, è talmente perfezionata per cui per trovare un giacimento non devono andare come vedete nei film sotto, no? Cioè loro possono trapanare in qualsiasi direzione, quindi possono andare anche diventa economico sfruttare anche piccoli giacimenti che si trovano in orizzontale, con delle sonde orizzontali. Quindi di fatto loro hanno la possibilità di andare molto più in basso, molto più in orizzontale, e di estrarre anche dei giacimenti di petrolio che prima non erano sfruttabili economicamente, per esempio molto più impuri. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto che la capacità estrattiva oggi, il primo produttore al mondo di petrolio sono gli Stati Uniti, non sono i paesi del Golfo. Negli anni 70 erano i paesi del Golfo. L'energia nucleare, l'energia elettrica, no? Solare.
Quindi diciamo oggi le nostre economie sono molto meno dipendenti dall'andamento del prezzo del petrolio. Allora, voi pensate, e vi assicuro che succede così, che ci sono ancora oggi delle banche che fanno i portafogli con degli indici di correlazione che vanno indietro fino agli 80, anni 80, anni 90, cioè prima di questa rivoluzione del valore energetico. E quindi le correlazioni di quel tempo non sono più assolutamente valide. Quindi io vado a prevedere il futuro guardando lo specchietto retrovisore, cioè come se io guidassi guardando lo specchietto retrovisore, ma il futuro non è uguale al passato. Quindi, come la teoria di Markowitz, che è sotto il profilo formale assolutamente perfetta, spettacolare, sotto il profilo sostanziale, se io devo fare un portafoglio oggi con la teoria di Markowitz, mi trovo in grande imbarazzo, perché quando vado a calcolare le correlazioni, che correlazioni gli metto? Gli metto le correlazioni prima Obama o le correlazioni dopo Obama? Allora, uno statistico vi direbbe, se io vado a fare un test, devo prendere i dati degli ultimi 30 anni, degli ultimi 20 anni, degli ultimi 10 anni o degli ultimi 5 anni di questa azione. Perché? Perché questa serie storica di prezzi, cioè la successione di tutte queste stanghette verdi, si chiama serie storica. La serie storica dei prezzi non è mai uguale a se stessa, cambia, perché cambia l'economia, cambiano i tempi, cambia la liquidità del mercato, no? Quindi sostanzialmente io devo andare, quando vado a testare un sistema, sto andando a vedere se una regola era valida in passato su dei dati che io non so se in futuro saranno uguali a quelli di adesso. Okay? Quindi andare a dare una valutazione di queste statistiche che si chiamano System Report, lo si può fare sempre tenendo a mente questi discorsi in maniera anche, diciamo se volete, molto superficiale di statistica. Ovviamente che cosa succede quando io vado a fare una statistica non su una singola curva ma su più curve? Io ho un fenomeno che si chiama averaging, no? Come se io scelgo uno studente a caso e posso trovare uno studente molto brillante, molto somaro, se faccio la media di tutti i voti degli studenti di finanza aziendale, molto probabilmente otterrò un 20, un 21. Perché? Perché ho questo effetto di smussamento di tutti i voti se faccio una media che li include tutti. Quindi di solito tra dare un portafoglio di curve rispetto che tra dare un'unica curva è una cosa che vi permette di avere degli effetti smussati a livello di risultati. All'interno di questo pacchetto voi ovviamente vedete per esempio i grafici point and figure che noi abbiamo visto e abbiamo spiegato la volta scorsa. Ovviamente vedete che l'andamento del grafico è esattamente lo stesso, i punti di entrata del nostro sistema sono esattamente gli stessi, cambia che voi avete queste crocette al posto delle nostre barre. Se volete dare un tocco esotico a questo grafico, prendete le candele giapponesi, no? Tirate fuori la katana e mettete le candele giapponesi che hanno sostanzialmente un unico vantaggio, quello di colorare la barra a seconda della direzione. In questo momento voi vedete, io vedo subito la barra quando è bianca, che è una barra rialzista, o quando la barra è rossa, che è una barra ribassista. Notate una cosa, notate che i momenti di apice del mercato, e per apice del mercato io intendo questi momenti, sono tutti i momenti in cui se l'apertura è uguale alla chiusura, sono tutti i momenti di inversione. Vedete che questo l'apertura è vicina alla chiusura, questo l'apertura è vicina alla chiusura, sono momenti di inversione.
questo momento di ampia di ampiezza elevata, ma non è un movimento di inversione. Allora, esistono diversi tipi di indicatore. Adesso andiamo a chiudere questo grafico. Ragazzi, non so cosa farci, cioè così. A me viene voglia di piangere, comunque. Allora, vedete, questo grafico è un grafico a barre. Sotto vedete i volumi. Allora, quando c'è un riferimento ai volumi, non è il controvalore, è il numero dei pezzi. Quindi questa azione ha un prezzo mostruoso di $200 ad azione. Quindi quello che importa spesso non è il volume, ma il controvalore. Perché se voi avete dei penny stocks, cioè che costano un centesimo, e scambiano un milione di azioni che costano un centesimo, non fanno 100.000 azioni che costano $100 cada una. Ricordate che abbiamo detto che se io vedo qualcuno che compra 101 qualcosa con un sacco di soldi, mi sta dando un'informazione molto importante, perché significa che non è scemo, è uno che ha delle informazioni che io non ho, perché sennò i soldi li perderebbe subito. Che cosa significa? Significa che conta il controvalore che voi investite su un'azione, che vedete su un'azione, non il numero dei pezzi. Perché sul listino italiano, che è un listino tipicamente illiquido, vedete delle azioni che tutti i giorni scambiano 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro. E non è che se tutti i giorni scambiano 10.000 euro e il giorno dopo ne scambiano 100.000, uno dice: ah, incremento di volumi apocalittico. No, c'è uno che si è sbagliato, invece di comprare un garage in centro a Bologna, ha comprato diciamo quell'azione quel giorno in borsa, ok? Quindi in borsa un controvalore importante, stiamo parlando da qualche milione in su, ok? 500.000 euro o 1 milione di euro scambiati in borsa, sì, diventa già un controvalore interessante, ma non è una cosa, diciamo, che muova il mercato. Allora, esistono due tipi di indicatori. Gli indicatori cosiddetti di tendenza, che sono ad esempio le medie mobili, e noi le abbiamo viste prima, la torniamo a mostrare, no? Queste sono due medie mobili, sono due medie mobili con periodi temporali diversi, una 9, una 18. Allora, il trading system più banale di tutti, che il nostro amico delle criptovalute sicuramente ha già testato, è quello di comprare quando la media mobile a breve supera la media mobile a lungo. Vedete che qui la media mobile azzurra ha superato la media mobile violetta, quindi questo è un segnale di acquisto. Qua è un segnale di vendita, qua è un segnale di acquisto e qua è un segnale di vendita, qua è un segnale di acquisto e qua è un segnale di vendita. Mi state seguendo? Tutti? Ok. Ovviamente che cosa succede? Succede che io dall'indicatore, modificando il codice, posso passare in maniera molto, molto rapida al trading system. Ok? Allora, io ho l'indicatore di tendenza, che sono ad esempio le medie mobili. Poi ho degli altri indicatori che si chiamano oscillatori, che di solito vengono plottati sotto i volumi, che vengono plottati sotto i volumi e che mi paragonano il prezzo corrente al prezzo delle, in questo caso per esempio, delle 14 barre precedenti, no, delle 30 barre precedenti in questo caso, una media mobile
Allora, voi vedete che quando io ho il prezzo che per diverse sedute sale, ovviamente vedete che il prezzo, questo si chiama relative strength index, cioè indice di forza relativa, voi vedete che quando l'indicatore sale vuol dire che il prezzo si sta apprezzando, quando diventa rosso l'oscillatore ti sta dicendo attenzione, questa è un'area da cui prima o poi scende. Infatti vedete che dopo un po' il prezzo scende. Ovviamente ci sono due bande e l'indicatore nella sua formulazione originaria viene letto che i prezzi oscillano all'interno di queste due bande, ok? Gli indicatori e le medie mobili presi per proprio conto, così come vi vengono propinati da un software di analisi tecnica, ragazzi, bisogna che state zitti laggiù in fondo, è dura per voi ma dura anche per me, ve l'assicuro, vi vedo tutti, cioè io li vedo tutti quelli che parlano, quando c'è bisogno vedo quelli che sbadigliano, quelli che si addormentano, quelli che pisolano, quelli che giocano, che parlano con la fidanzata, cosa facciamo domani sera, cioè li vedo tutti, per piacere, faccio fatica io, fate fatica voi, cioè siamo partiti mezz'ora dopo, un'altra ora abbiamo finito, dai, un po' di buona volontà, perché sennò mi scende la catena, se vedo che partite voi per la tangente, dopo volo anch'io, volate voi, volo anch'io, ve lo dico, che volare piace a voi, ma piace anche a me, cioè non è che a me non piace volare, beh. Anzi, sono un professionista del volo io, perché ho più esperienza di voi, Voi sapete come si fa a vedere un docente che vola? Che noi docenti vogliamo. Io me ne accorgo perché parlo ed è come se mi vedessi da fuori che mentre parlo. In realtà sto facendo i miei, cioè sto pensando alle mie cose, no? E assaporo le parole e parlo sempre più lentamente e ci sono sempre più silenzi, no? Vuol dire che io sto viaggiando, vi vedo tutti piccoli piccoli. Anche i docenti viaggiano, è un piccolo segreto che vi confido. Ovviamente se viaggio siete autorizzati a dirmi, però sta viaggiando? Io sono sincero, dico sì, sto viaggiando. Il corpo ti si intorpidisce tutto, diventi tutto a... Bene, allora, abbiamo visto due tipi di indicatori. Abbiamo gli indicatori di tendenza che sono le medie mobili, abbiamo gli oscillatori. Gli indicatori di tendenza come le medie mobili vengono utilizzati con le chiusure, cioè se i prezzi si portano al di sopra della media mobile siamo a rialzo, se i prezzi sono al di sotto siamo a ribasso. L'oscillatore ha queste due bande verdi invece orizzontali, se i prezzi salgono al di sopra della banda superiore mi aspetto la discesa, se i prezzi scendono al di sotto della barra inferiore mi aspetto la risalita. Andiamo a vedere se riusciamo a fargli riconoscere i dati. Magari no. Non c'è pezzo, non lo vuole riconoscere. Allora, ovviamente i prezzi, questo è Intel, i prezzi possono essere visti su diversi time frame, abbiamo visto che queste sono barre giornalieri, quindi non abbiamo l'intraday, però io posso andare a mettere ad esempio delle barre mensili, per cui io vedo Intel e la vedo nell'arco di tutta la sua storia. Come regola nel trading quantitativo posso dire che più il time frame è elevato più scompare il rumore, cioè di solito l'errore di chi si avvicina all'analisi tecnica, quella tradizionale, è quello di considerare solo i grafici daily, non considerare i grafici mensili. Ovviamente se voi guardate
un grafico mensile, in maniera intuitiva voi potete vedere, per esempio questo grafico qua, secondo me è un grafico che va a rialzo o che va a ribasso? Chi dice rialzo, alzi la mano. Ragazzi, sto facendo una domanda, svegliatevi, eh. Magari rispondete a caso, ma fate bella figura. Rialzo, ok. Ribasso. E rialzo, perché rialzo? Perché semplicemente io in maniera bovina devo andare a vedere se ho due massimi e due minimi allineati. Ho due massimi e due minimi allineati, io ho un massimo, un minimo, forse un altro massimo qua, ma mi manca ancora un minimo. Ci siamo? Adesso lunedì faremo degli esercizi, vi stamperò delle, lo faccio a casa, sono sicuro che ci metto 6 ore, ma lo faccio. Però qua con 4 grafici, 5 grafici, e voi diciamo ve lo metterete davanti, con quelli bianchi coprirete il grafico e lo farete scorrere sulla destra come se fosse un grafico in tempo reale, no? Come se voi stesse rivivendo l'andamento del grafico, e poi vi darò 3 o 4 regolette per definire la tendenza e voi le applicherete con il vostro sommo gaudio. Vedrete che se le applicate su grafici con time frame elevato, quindi settimanale o mensile, raramente ci si sbaglia, cioè la nostra percentuale di successo è molto superiore al 60%, 50-60%, ok? Però in questo caso vedete subito che io non posso dire che sono a ribasso. Andiamo a vedere. Per esempio, andiamo a mettere un grafico dove ci sia più... dove ci possiamo sbizzarrire di più. Andiamo a vedere sul settimanale. Ecco, vedete, sul settimanale io invece ho un massimo, un minimo, un massimo, un minimo. Allora, sicuramente è un segnale ribassista. Andiamo a vedere qua, per esempio, un minimo, un massimo, un minimo, un massimo. Segnale rialzista, poi tratto con breakout di una congestione. Quindi vedete che la lettura del grafico dipende dal time frame, uno deve essere bravo a incastrare la lettura dei grafici a seconda del time frame, nel senso che se è un time frame di lungo periodo non mi ha ancora dato un segnale di sell, ma me lo dà sul settimanale, posso pensare a un rattracciamento di medio periodo, non di lungo periodo. Guardate, per esempio, se io vado a vedere in questa situazione qui il segnale di sell come è stato netto, massimo, minimo allineato, massimo decrescente, minimo sotto questo minimo, poi dopo è sceso. Ovviamente vi ricordate quando abbiamo fatto la discussione sulle growth stocks e sugli income stocks? Allora, secondo voi dov'è che la volatilità è maggiore? Sulle growth stocks, quindi queste regoline funzionano molto bene su quelle azioni dove ci sono grandi potenzialità di sviluppo, quindi tipicamente sul mercato italiano, sui titoli a media capitalizzazione e a bassa capitalizzazione. Se voi andate a comprare Coca-Cola o andate a comprare McDonald's, sono aziende che hanno un grafico encefalogramma piatto, no? Perché sono delle cash cow, delle mucche che producono cash, e quindi sono le cosiddette income stocks. Quindi l'analisi tecnica si deve anche adattare al particolare tipo di strumenti che noi andiamo a tradare, su cui andiamo a investire. Chiaro che se io faccio criptovalute sono nel mondo della speculazione più selvaggia, molto probabilmente tra un po' non esisteranno neanche più le criptovalute, perché vanno perso il 100%. Quindi quando io gioco passandomi il cerino acceso, la volatilità è molto superiore rispetto a quando io faccio degli investimenti su delle azioni come le McDonald's o azioni tipo Coca-Cola. La,
il grande vantaggio dell'automazione, cosa significa? Significa che sostanzialmente automatizzare, cioè l'automatizzazione totale, quando io lancio alla mattina la formula e la formula fa tutto da sola, addirittura si possono dare dei comandi vocali, no? Se voi venite al mio ufficio, quando sono in ufficio, il multicharge continuamente parla, mi dà, no, sembra di essere nella sala d'aspetto in una stazione, perché continuamente a verificarsi di determinate combinazioni, io ho un segnale vocale, attento a, attenzione, volume in aumento su tale titolo. Quindi la mente umana riesce, per esempio, a seguire 500 titoli quando in realtà Zio Peppino, se ne riesce a seguire due, è tanto, no? Perché ha una componente di lavoro fisico da fare. Il vantaggio del training quantitativo è che io posso ottimizzare. Cosa significa posso ottimizzare? Allora, io qui ho plottato un sistema che ha una durata della media mobile di 9 giorni. Allora, io vi chiedo perché 9 giorni? Potrebbe essere 7, potrebbe essere 12, potrebbe essere 15, potrebbe essere 18, potrebbe essere 3, potrebbe essere 2. Quindi io, a seconda della volatilità del titolo, ho la possibilità di andare a far girare il mio sistema e lui mi va a trovare quello che è il numero di giorni ottimale. Allora andiamo a vedere start value, partiamo da 5 fino a 20 con step di 1. E lui mi fa tutte le combinazioni e mi produce un foglio Excel con i risultati di queste combinazioni. Ok? Quindi lui sta andando a verificare, vedete che io, se vado a vedere il net profit, lo vado a ordinare, io ho il massimo del guadagno di 23. Con una media mobile che ha 5 giorni. Quindi io cliccando su questa riga, automaticamente lui mi va a inserire 5. Vedete che io ho 5 qua adesso. Pigio close e lui mi fa vedere il sistema ottimizzato a 5 giorni. Ovviamente io vado a vedere i miei dati, il mio system report e lui di nuovo mi fa vedere i nuovi dati con un'ottimizzazione a 5 giorni e mi dà tutti i parametri ovviamente di questa strategia. Quando io leggo il mio Strategy Performance Summary, adesso facciamo una breve scorsa, allora io ho il net profit. Adesso io ovviamente quando ho fatto il test non ho detto che per esempio voglio operare con 10.000 dollari. Clicco su Properties, vedete lui mi ha fatto operare con un'azione, io gli dico che voglio operare con 10.000 dollari e mettiamo che pago 1 dollaro per trade. 0 tasso di interesse, metto come default ok.
quindi quando vado a vedere il mio strategy performance report, io ho con 10.000 euro ho avuto un profitto di 11.000 euro o dollari. Allora, gross profit sono tutti il risultato dei trade inutile. Gross loss sono il risultato di tutti i trade in perdita. Infatti se voi fate 16.819 meno 5.140 ottenete il net profit, cioè 11.678. Quando faccio il select net profit, io vado a togliere dai trade quelli che sono al di fuori della loro deviazione standard. Allora, se voi vedete, e lo vedete in maniera visiva, io ho un trade jumbo che mi va da questo minimo a questo massimo, che è sostanzialmente il trade con cui io guadagno con questo sistema. Se io tolgo questo trade, il sistema guadagnicchia, ma non fa faville. Allora mi devo chiedere, questo trade è stato dato dalla fortuna o dalla bravura? Un'azione che passa da 10 a 34 in meno di due mesi, bravura ce n'è poca, c'è tanta fortuna. Quindi quando lui mi va a calcolare il select net profit, lui dal net profit va a togliere quelle che sono le operazioni che sono state compiute in maniera fortunata, cioè quelle che hanno un average trade al di fuori della deviazione standard. Infatti vedete che il select net profit, se io tolgo queste operazioni, due operazioni jumbo, da 11.000 mi passa a 3.293, cioè non è un gran sistema. Mi dà il rendimento che io ottengo, dove lui calcola però le count size in una maniera tutta sua che non ha molto senso. Quello che è importante è il profit factor. Il profit factor è dato dal gross profit fratto gross loss, cioè quanti dollari io ho guadagnato in totale rispetto a quanti dollari ho perso in totale. E un altro indicatore che guardo moltissimo è, non è qua, in un'altra pagina, che vi dice quant'è il rendimento fatto il drawdown. Allora, che cos'è il drawdown? Il drawdown è una parola che assolutamente dovrete familiarizzarvi con essa. Allora, il drawdown è la maggiore escursione negativa all'interno della curva cumulativa dei profitti. È quella segnata in rosso, è l'escursione negativa. Negativa perché questa è la curva cumulativa dei profitti. Cioè questa è la curva che tutti i giorni fa la sommatoria degli utili che io ho incassato. Ok? Cosa significa? Che io dove ho il trattino rosso, in quel giorno io ho perso soldi rispetto al picco precedente. Ed è la curva del vostro dolore. Il drawdown è il vostro dolore. Cioè è la perdita massima che voi potete avere tradando questo sistema. Ovviamente ci sono tanti tipi di drawdown. C'è il drawdown sulle posizioni aperte, c'è il drawdown sulle posizioni chiuse. C'è il drawdown cumulativo degli ultimi 3 o 4 giorni, ok? Però in ogni caso il drawdown viene considerato una misura di rischio, una misura del rischio nell'utilizzo del sistema. C'è anche il drawdown di tipo percentuale, no? Se io faccio il valore assoluto dell'escursione negativa fratto il picco, io so quanto in percentuale del mio capitale che ho presente sul conto devo rinunciare in caso di un'operazione sfavorevole o di diverse operazioni sfavorevoli. Quindi il drawdown è il mio rischio, è la deviazione, la massima deviazione da un picco dell'equity line. Equity line è la curva cumulativa dei profitti. Ovviamente chiunque di voi, che cosa sogna? Un equity line che cresce a 45 gradi. Il sogno di chi opera in borsa e il sogno soprattutto di costruire modelli finanziari, qual è? È un equity line che sale a 45 gradi, cioè io sono come un bottegaio,
tutte le sere apro il cassetto e ci trovo qualche bel centone per potermelo andare a bere, ok? Cioè l'equity line che va su a 45 gradi, perché un equity line che sale, una curva cumulativa dei profitti che sale a 45 gradi, è una curva che non ha rischio. Quando io faccio net profit fatto drawdown, io ho il multiplo, un rapporto di multiplo tra quello che io guadagno e quello che io rischio. Ovviamente quando io ho un rapporto di 10 è spettacolare, perché il mio rischio massimo è del 10%, è come dire drawdown 10%. Ovviamente distingo le operazioni long dalle operazioni short. In questo caso io non ho operazioni short, ho solo operazioni long. Un altro aspetto del rischio è dato dal longest flat period. Qual è il longest flat period? È il tempo che passa senza che l'equity line faccia nuovi massimi. Cioè l'equity line ha fatto un massimo il 17 luglio 2017 e continua a fare e fa un massimo superiore il 30 luglio di un anno dopo. Cioè io per un anno non guadagno, cioè io per un anno ho il mio utile che va in orizzontale. E ovviamente la tentazione qual è? La tentazione è quella di stancarsi. Ok? Non è assolutamente un equity a 45 gradi. Siamo su questi rudimenti? Sono domande? Io non ne posso più, ragazzi, facciamo due minuti di pausa perché mi sto trapanando. Se un giorno che deve venire male, proprio deve venire male su tutti i fronti. Infatti voglio andare a casa in treno perché potrei morire in macchina.